Gai e Camilla, le due sedicenni investite sabato notte a Roma mentre attraversavano corso Francia, sarebbero morte sul colpo. Secondo gli accertamenti effettuati la sera stessa sul luogo dell'incidente dal medico legale, le ragazze sarebbero state uccise da un unico impatto, violentissimo, con il SUV guidato da Pietro Genovese, il ventenne indagato a piede libero per omicidio stradale Plurimo. Non risulterebbero segni di trascinamento provocati da altre auto, circostanza che sarebbe stata confermata anche dall'autopsia effettuata sui corpi delle due povere ragazze. Intanto si aggrava la posizione di Genovese che rischia adesso di essere raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare. Quella tragica notte aveva bevuto molto. Gli esami tossicologici hanno evidenziato un tasso alcolemico tre volte superiore al massimo consentito dalla legge. Positivo anche a marijuana e cocaina, ma non è ancora chiaro se fosse sotto l'effetto di queste sostanze o se l'avesse assunta nei giorni precedenti. Aveva riottenuto da poco la patente, sospesa per qualche mese dopo che era stato trovato in possesso di hashish. Da chiarire anche la dinamica dell'incidente. Se le due ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali, forse con il rosso oppure poco più avanti, nei pressi del ponte della tangenziale, come in molti imprudentemente fanno. Chiedono giustizia e non vendette i genitori delle due ragazze che ieri sono andati sul luogo della tragedia. La madre di Gaia ha lanciato anche un appello. Qualcuno potrebbe aver rubato gli effetti personali della figlia mai ritrovati dopo l'incidente. Tra questi anche il portafoglio e il telefono cellulare che la ragazza portava sempre con sé.